60 Seconds della domenica sera, amici, che cielo! Ah, guardate che spettacolo il cielo su Milano di oggi pomeriggio. Allora, ne ho scritto con grandissimo piacere sui social e il sito della regione. Vi ricordo, oggi e domani non saremo in edicola con l'edizione cartacea, abbiamo scelto di partire dal martedì al sabato, dunque ci troveremo appunto dopo domani in edicola, sempre attivo naturalmente www.laragione.eu e i social. Ho voluto scrivere del 6 giugno 1944, oggi è il 77esimo anniversario dello sbarco in Normandia, evidentemente non essendo una data tonda, no? Una data piena, una ricorrenza piena, si fa fatica a trovare qualche ricordo, eppure io credo che questa giornata, anno dopo anno, come ho scritto in quelle poche righe, vada costantemente ricordata, soprattutto adesso che gli anni passati sono veramente tanti, ora che più che mai spetta a noi adulti di oggi, che abbiamo ascoltato, magari abbiamo avuto l'opportunità persino di vedere dal vivo dei reduci di quella giornata di 77 anni fa, riportare queste sensazioni ai nostri figli, ai più giovani in generale. Perché guardate, di lì si deve passare per forza. L'idea stessa, il concetto che la libertà vada difesa giorno dopo giorno, oggi appare scontata. Però in questi 15 mesi abbiamo dovuto, ahi noi, reimparare letteralmente il senso dell'insicurezza. Ebbene, non si deve mai dimenticare che su un concetto è impossibile cedere anche di mezzo millimetro, ossia che la libertà vada difesa, la democrazia, la libertà di parola, la libertà di espressione, la libertà di essere ciò che si vuole, vada difesa ogni giorno. E tutto nacque il 6 giugno, in modo simbolico, evidente, la lotta non è né cominciò né si esaurì il 6 giugno del 44, però simbolicamente è la data che noi vogliamo ricordare. Grazie a voi tutti, ancora una volta, e domani ci vediamo ancora online, da martedì in edicola.